Sempre per favore il nome, grazie. Vista Gianni Giardinieri, Umbria On e On TV. Una partita sofferta, però forse oggi recuperiamo quello che è stato lasciato a Venezia, no? Direi che siamo un po' compensati. Forse il pareggio era il risultato più giusto, però la Ternana che è stata grintosa, ha stretto i denti. Un bel primo tempo, secondo me un pochino più di sofferenza, alla fine. Abbiamo fatto un secondo tempo da fere, si dice così, no? Che è un appellativo tanto caro in questo luogo. E sono d'accordo con lei quando dice che poi stasera è venuto un bel risultato che compensa quello che non abbiamo portato via domenica scorsa, facendo una gara come piace di più a me, ecco, devo dire la verità. Piace meno quella di stasera che non quella dell'altra sera, però il calcio è così, l'altra sera abbiamo perso e stasera abbiamo vinto. Abbiamo detto l'altra sera alla fine della partita che non era un problema perdere, visto le occasioni che avevamo creato, che avremmo vinto la partita successiva. È successo con quella sofferenza che mi inorgoglisce, le dico la verità. Perché senza questo presupposto che abbiamo visto stasera, con la voglia di combattere, di raspare proprio fino in fondo al barile, la voglia di tirarla via a tutti i costi, non vai da nessuna parte. L'aspetto tecnico, quello tattico, si migliora, perché siamo qui per migliorarlo, è facile. Questo aspetto, se manca a un gruppo, non glielo dai. Fai fatica, glielo puoi dare un po', ma fai fatica. E quindi sono estremamente soddisfatto, ho fatto i complimenti ai ragazzi, non glielo ho fatti alla fine del primo tempo rispetto a quello per esempio che diceva lei, perché il primo tempo secondo me si poteva fare molto molto di più. Quello che ha fatto il Cagliari per esempio, perché per me il Cagliari è una corazzata, non bisogna dimenticarlo, ma ha giocato come io gradirei che giocasse la mia squadra. Lo abbiamo fatto a tratti, ma quando analizzeremo questa gara insieme ai ragazzi si renderanno conto di quanti progetti di azioni pericolose potevamo fare e invece abbiamo sbagliato dei passaggi, ve lo dico a voi perché l'ho già detto a loro, passaggi facilissimi che a cose normali se tu non sbagli o se ne sbagli la metà hai 5 occasioni in più da portare vicino alla porta degli avversari. Però detto questo, portiamoci via questi 3 punti che sono il compenso a quello che non abbiamo portato via domenica scorsa. E alla fine la media è quella che ti gratifica. Mister, buonasera. Buonasera. Lorenzo Cuccioni, Tele Galileo. Quanto è importante questo secondo tempo da fere, aver portato a casa questa vittoria, che segnale è secondo lei alla squadra, un po' all'ambiente generale tifosi? Dopo è quello che gradiscono, i tifosi vogliono quello, prima di tutto vogliono quello e ora gliel'abbiamo dato, abbiamo fatto vedere che siamo degni di loro e dell'aiuto che ci hanno dato tutta la sera, perché sono entrato in campo e urlavano, sono usciti dal campo e continuavano a urlare. E poi speriamo di dare loro la soddisfazione di avere una squadra che sia anche bella, perché la bellezza nel gioco del calcio è una componente molto importante. L'estetica porta energia, porta voglia di fare, porta miglioramento e quindi speriamo di poterli rendere contenti, oltre che del risultato, anche della prestazione, della bellezza, della qualità. Abbiamo il tempo per farlo e il campo a disposizione per allenarci e quindi quello lo miglioreremo senz'altro. Quanto? Non lo so, però lo miglioreremo senz'altro. Ora intanto l'importante è che abbiamo fatto le fere, questo è importante. Mister, buonasera, anche il fattore dell'Umbria. Ciao. Ghiringhieri dal primo minuto, anche qualche sprazzo finale di Spalludo, di nuovo Capanni, rientra tutto in quel discorso che lei ha fatto alla conferenza di presentazione di far sentire tutti i giocatori fatti integrati. Se dicessi una cosa e ne facessi un'altra non sarei credibile, ma non sarei credibile con voi e non sarei credibile nemmeno con i calciatori.
Per me non è che c'è una... Beh, intanto c'è un'alternanza, no? Perché chi ha giocato l'altra sera, sono passati 3 giorni, poi io li voglio vedere, li devo scoprire, se non li metto dentro come faccio a scoprirli? Non lo so, Ghiringhelli cosa mi può dare? Ora lo so quello che mi può dare, e così sono gli altri, ma lo faremo con tranquillità, e non è detto che si deve perdere una partita per fare dei cambi. Vinci e fai i cambi, e metti altri, e metti più freschi, li motivi tutti. Dipende, poi ci sarà qualcuno che fa più minutaggio, ma quella è una cosa normale. Per me funziona così, e credo anche che la mia esperienza fatta mi dica che è la strada giusta. Con una domanda, abbiamo visto un Falletti fino a che è rimasto in campo straripante, forse il miglior Falletti della stagione, un giocatore che pian piano, insomma, stiamo recuperando. Non sono d'accordo. No. Stasera non sono d'accordo. Ma ci sono i motivi. Perché lui è un giocatore estremamente importante per noi, sia come qualità individuali, sia come ruolo. E stasera, secondo me, poteva fare meglio di quello che ha fatto. Ma gli sto facendo un complimento perché lei ha detto che è stato bravo, ma ha un attenuante importante, ecco, anche perché poi è uscito dal campo ieri. L'altra sera ci siamo sentiti alle 11, aveva ancora 38 di febbre, ieri è venuto, si è allenato, il medico, la nostra dottoressa l'ha sistemato, si è allenato parzialmente ieri, e quindi qualcosa ti lascia sempre, no? Sotto l'aspetto fisico dovevamo anche tenerne in considerazione. Ma lui deve fare di più, come deve fare di più Partipilo, come devono fare di più tutti, ma chi ha particolari qualità deve fare di più, e sempre. E quindi credo di fargli un complimento se dico che può fare di più e rispetto a stasera. L'ultimo, per favore. Tommaso Ferranti, Calcio Ternana, Terni Today. Dopo 6 partite questa vittoria può aiutare anche psicologicamente. Ah, quello sicuro, le vittorie aiutano sempre. Il sorriso è largo nello spogliatoio. E quindi questo aiuta. Devo dire la verità che ci ha aiutato anche la partita di Venezia, perché ti dà delle convinzioni, le dà a me che faccio questo lavoro, le dà a voi che se venite a vedere, ma particolarmente lo dà ai calciatori che si rendono conto di avere delle qualità, perché altrimenti non fai la gara, che poi è passata un po' sottotono perché perdi, ma a Venezia gli abbiamo fatto 6 palle di gol clamorose. Insomma, lo sappiamo, via, è inutile ritornarci. Ok, sì, l'ultimo, prego. L'ultimo. Quando lei parla di... Lui è più curioso di te. Si vede agli occhi che è curioso. Quando lei parla di miglioramenti per quanto riguarda Falletti, magari il coraggio di vedere di più la porta, perché comunque tra Venezia e anche stasera si muove tanto, fraseggia, però magari la conclusione ancora... Vabbè, quella è una componente che si può migliorare, no? L'alleniamo e quindi la migliorerà. E io non vorrei essere stato troppo severo nei suoi confronti, ma ribadisco che mi aspetto di più. Grazie. Cosa ti porta fin qui? La continua ricerca della bellezza? Una tecnologia che segue la tua immaginazione? O semplicemente la voglia di non fermarsi? Nuova GLC, il tuo posto nel mondo. Il gruppo CIDAT è il più importante centro diagnostico polispecialistico convenzionato della ASL Umbria 2. Garantisce qualità particolarmente elevate nelle prestazioni di diagnostica per immagini, neurologia e neuroradiologia, fisioterapia e riabilitazione, odontoiatria,
Medicina del lavoro, medicina dello sport, endoscopia digestiva, cardiologia. CIDAT, da 25 anni, l'alta specializzazione in sanità a Terni.